25 vittorie in 26 giornate di campionato disputate. Questo è il ruolino di marcia che l'Itas di Ateche Trentino è riuscita a far registrare nel corso della stagione regolare targata 2010-2011, eguagliando il record di Modena e Ravenna che nelle stagioni 89-90 e 90-91 subirono una sola sconfitta. L'ultima vittoria è arrivata al quinto set e sul parquet piemontese del Palabre Banca, 2 anni dopo l'ultimo successo. Ampio turnover per entrambe le compagini, Stoicev lascia riposo nel capoluogo trentino, Casischi e Juan Torrena. Giuliani congeda dall'impegno Gerbic, Mastrangelo e Weismans. Ne è venuta fuori una partita divertente per 4 set equilibratissima. I gialloblu subiscono un solo calo nel secondo parziale lasciato a Cuneo 25-12. A brillare in casa Itas è tutto il sestetto che giovedì sera si era messo in luce nella rotonda vittoria contro Forlì. Sokolov ha piazzato a referto 32 punti col 54%. Zigadlo si è dimostrato molto lucido in cabina di regia. Ancora granitico il muro giallo-blu a segno 15 volte, 5 solo con Riad e 4 con Bratoyev. Sugli scudi anche la prestazione di Capitan della Lunga, che ha onorato i gradi con un 52% a rete, un muro e il 47% in ricezione. La chiusura del sipario sulla regular season ha anche delineato le griglie dei playoff. Trento giocherà contro la RPA, luigibacchi.it, San Giustino, 8ª classificata finale, grazie al successo casalingo su Latina. Cuneo se la vedrà con la Marmilanza Verona. Nonostante il successo al Palaverde di Treviso, Castellana Grotta invece retrocesse in A2, andando così a fare compagnia a Forlì. Adesso, signore e signori, spazio ai playoff, gare dove sarà vietato commettere passi falsi.